Bentrovati gentili telespettatori nel nostro focus di oggi. Sono felice di essere in compagnia di Daniele Batani e Maria Novella Papini. Daniele Batani è coordinatore regionale della terapia multisistemica in acqua, metodo Caputo Ippolito, e Maria Novella Papini, supervisore della terapia multisistemica in acqua, appunto sempre metodo Caputo Ippolito. Caro saluto, grazie per essere con noi. Grazie a te. E appunto abbiamo detto terapia multisistemica in acqua, quindi innanzitutto che cos'è questa terapia col metodo anche Caputo Ippolito? Di cosa si tratta? È una terapia che si rivolge prevalentemente a disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive relazionali e appunto si sviluppa in acqua, quindi nasce da oltre 20 anni di sperimentazione e utilizza l'acqua come attivatore emotivo in grado di spingere il bambino che ha disturbi appunto relazionali a entrare invece in una relazione significativa con l'operatore di riferimento. Quindi l'acqua è un po' la scusa e lo strumento che utilizziamo per spingere il bambino a dare un significato diverso a quello che è la relazione. Di solito nel disturbo dello spettro autistico la relazione può essere minacciosa perché l'altro può essere imprevedibile, no? Quindi ci sono una serie di difficoltà che insite nella patologia che non permettono al bambino di saper leggere l'altro in maniera diciamo tranquilla e serena, e quindi diciamo noi utilizziamo questa metodologia proprio per far sì che invece il bambino riesca a entrare meglio in relazione con l'altro, lasciarsi guidare, lasciarsi contenere e imparare a condividere anche momenti relazionali e di gioco, ecco, che a volte la patologia stessa invece impedisce di fare con tranquillità. Questo già è molto bello, e questa terapia multisistemica in acqua è arrivata anche ad Arezzo, nella nostra provincia. Come ci è arrivata, Daniele, e un po' anche quando ci è arrivata? Diciamo, è stato un percorso, diciamo, volendo improvvisato, insomma, perché più o meno abbiamo iniziato 10 anni fa circa, quindi io lavoravo in acqua con i bambini nella scuola nuoto e una volta mi portarono questo ragazzo autistico e cominciai a lavorare con questo ragazzo, ma mi rendevo conto che arrivavo a un certo punto mi mancava delle conoscenze e quindi mi informai un po' sul web, cercai di fare delle ricerche, ma purtroppo all'epoca non c'era tantissimo sia di autismo in acqua sia di autismo in generale, quindi tra le poche proposte trovai questo corso di terapia multisistemica in acqua, il primo corso in Italia, e con il mio collega Gabriele Lumachi, anche lui coordinatore regionale, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, insomma. Quindi sei stato praticamente il primo a portare questa terapia da noi. Sì, diciamo, io e Gabriele siamo stati i primi a portarla, sì. E hai fatto quindi il primo corso di istruttore, diciamo, per diventare... Sì, il corso da operatore di MA, il primo corso. Tra l'altro c'ho il brevetto numero uno, quindi insomma sì, sono il primo d'Italia. Ed è una bella storia perché in qualche modo avete portato questa terapia multisistemica in acqua qui ad Arezzo insieme, poi l'avete portata avanti questa attività sviluppata anche come coppia. Sì. Perché poi alla fine siete... Ecco, è un altro po', diciamo. Sì, diciamo poi il tempo che passi diventa un po' non solo un lavoro in realtà, quindi insomma condividi talmente tante cose e ti conosci ad un livello così profondo in pochissimo tempo, quindi poi alla fine siamo finiti per sposarci, in effetti. Sì. Ecco, questa è una bellissima cosa, una bellissima storia. Ecco, un lavoro, abbiamo detto, iniziamo a capirlo anche dove si dona tanto alle persone che vengono coinvolte. Che cosa in particolare voi ricevete e che cosa riuscite a donare tramite questo lavoro, che è anche un servizio appunto in qualche modo? Sì, infatti è vero che nasce come un servizio perché effettivamente nel mondo dell'autismo è veramente in evoluzione. Quindi ci vuole una formazione sicuramente specifica e quindi si riceve tanta,
come dire, dai bambini, come dire, se tu lavori bene, no? Infatti per questo c'è una formazione anche specifica e costante, ti mettono nella condizione di iniziare un percorso di evoluzione e di cambiamento. Questo, diciamo, per chi è nel settore lo capirà benissimo, perché ti costringono a entrare in contatto con le tue resistenze, con le tue difficoltà e a cambiarle, a modificarle. Infatti quello che noi riscontriamo è che più gli operatori, no, si mettono in gioco, si mettono in discussione, riescono a cambiare anche la loro visione, le loro modalità, no, più i bambini cambiano e riescono a migliorare. E questo, diciamo, è poi il messaggio che ci piace dare in generale in tutti i nostri progetti, quello di superare i limiti, perché noi con il nostro lavoro cerchiamo di far superare i limiti dei bambini, no? Quindi tutto ciò che la patologia li porta appunto a limitare, quindi l'aspetto relazionale, l'aspetto delle autonomie, ma l'aspetto anche sociale, no? Quindi li obblighiamo, comunque li accompagniamo e cerchiamo di fare in modo che superino i loro limiti. E quindi noi siamo i primi che, se vogliamo ottenere questo risultato, dobbiamo superarli. E quindi la cosa più bella è questa, una crescita continua insieme al bambino, insieme alla famiglia. E quindi diventa un po' la tua vita, no? Tutti ci dicono, però accidenti, ti porti il lavoro a casa, no? Effettivamente è un lavoro pesante emotivamente. Ma devo dire la verità che è vero, sicuramente è un lavoro che emotivamente ti coinvolge a 360 gradi e ti cambia talmente però la vita che diventa una cosa bellissima, diventa una crescita, una, diciamo, un regalo che ti fanno. E è vero che questa cosa non la sai quando ti formi, quindi devi avere la pazienza di questa cosa, di scoprirla e di apprezzarla, perché magari all'inizio in realtà sono più i sentimenti di frustrazione, di impotenza, di non riuscire ad aiutarli magari a superare i propri limiti. Superato quella fase, quello che poi dico sempre agli operatori, invece scopri questo, ecco, la crescita, la bellezza che loro ti portano a scoprire per forza. Ecco, prego. Sì, sì. Il bambino poi è diverso dall'altro, quindi questa, diciamo, discesa è fondamentale per poter poi entrare nella stessa lunghezza d'onda, insomma. E quello che mi piace sottolineare è proprio come questa relazione poi con ogni bambino diventa unica e ci permette di raggiungere di superare appunto proprio i limiti insieme. E questa cosa lo dico anche con un po' di emozione, è proprio è unica. Ci sono dei momenti in cui, per esempio, il primo sguardo che un bambino ti concede è indimenticabile, insomma. Quindi è un'esperienza che, cioè, noi diamo ma anche riceviamo molto, insomma, ecco, questo sì. È un bel modo di dare speranza e anche a delle difficoltà, perché immaginiamo anche per le famiglie non sia facile, quindi voi siete una risorsa, appunto abbiamo detto, professionale, ma anche proprio di servizio, perché alla fine è vero, è un lavoro dove sicuramente è richiesto di essere, che poi penso a passioni, come dicevate, sì, alla fine, perché effettivamente uno si lega alle poi persone. I bambini ti scelgono, cioè se poi dopo, diciamo, in questo sono molto selettivi, quindi rimangono, dire, nel nostro campo poi veramente chi va avanti sono gli operatori più professionali, più appassionati. E di questo abbiamo avuto anche un bel esempio in un evento che si è svolto di recente e che vi ha coinvolto nell'organizzazione, che immaginiamo sia stato anche impegnativo, perché ha richiamato, abbiamo visto, da tutta Italia, persone a Cortona, in Toscana. Come è andato, come è stato anche organizzarlo? È stato impegnativo, perché comunque sono venuti nella nostra provincia più di 250 persone tra famiglie e bambini. In più, allo stesso tempo, oltre all'evento con i ragazzi, abbiamo organizzato anche l'aggiornamento degli operatori TMA, per cui sono venuti altri 150 operatori da tutta Italia. E quindi è stato, diciamo,
Un bel mix, sì, un bel raduno. C'è stato tante sfumature di vari territori e quindi è stato bello perché innanzitutto ci tengo a sottolineare la collaborazione con le istituzioni di Cortona che ci hanno, diciamo, appoggiato e sorretto. Sì, che non è Non è poco. poco, quindi ci hanno garantito una location magnifica che, diciamo, ne vado orgoglioso perché comunque sia, essendo d'Arezzo, fa parte del nostro background, quindi mi ha fatto molto piacere. E, in più c'è stato per la prima volta, appunto, abbiamo potuto ospitare il trofeo TMA, che è una manifestazione che facciamo interna con tutti i bambini d'Italia e di solito le facevamo a Napoli e quindi quest'anno con orgoglio, diciamo, possiamo dire che abbiamo potuto ospitare questa manifestazione. E quali sono stati i partner dell'evento? Allora, i partner dell'evento ci hanno sostenuto molto il Comune di Cortona, il sindaco Francesca Pasanieri e Autismo Arezzo, nella figura di Andrea Laurenti, nello specifico il presidente, che ci ha veramente sostenuto, e il Centro Cortone Sviluppo che ci ha dato a disposizione le stanze, quindi ci hanno, nonostante, diciamo, le difficoltà logistiche, ci hanno appoggiato veramente molto. E poi abbiamo fatto una gita al Lago Maggiore. Con tutti i ragazzi abbiamo preso la barca, quindi è stato Bellissimo. bellissimo. Ogni Sì. bambino col suo operatore Sì. che è di riferimento, che appunto lo ha aiutato a organizzarsi nella giornata, hanno organizzato dei giochi, delle attività, mentre le famiglie hanno potuto fare i turisti e quindi rilassarsi, perché un po' l'obiettivo dei nostri progetti è sempre questo, cioè garantire al bambino una persona che abbia cura di lui a 360 gradi e nello stesso tempo permettere ai genitori di trovare dei momenti di relax, di ritrovare la coppia oppure di potersi dedicare all'altro figlio laddove c'è. Quindi tutto quello che è legato ai nostri progetti ha questa finalità. Quindi vediamo proprio la professionalità, ma anche in qualche modo si coniuga bene con la carità, col venire incontro, che sono valori decisamente molto importanti che dobbiamo recuperare nella nostra società. E ci avviciniamo purtroppo alla chiusura della nostra trasmissione, potremmo andare avanti ancora a lungo, ma in chiusura vi voglio chiedere anche quali sono un po' le attività che portate avanti nella quotidianità e come si sviluppa, ecco, il vostro impegno. Allora, diciamo che la terapia multisistemica in acqua metodo Caputo Ippolito, cioè, si esplica proprio nelle piscine pubbliche, proprio perché è un intervento che vuole portare fuori dalle quattro mura dell'ambulatorio le attività riabilitative. E quindi, diciamo, ogni settimana i bambini hanno il loro appuntamento in varie piscine del territorio. Però questa metodologia si può applicare anche fuori dall'acqua, come appunto ci siamo detti, e quindi diciamo, il nostro operato va anche a scuola o a casa, laddove i genitori abbiano bisogno di un intervento diverso legato alle difficoltà che il bambino riscontra in altri ambiti. Oppure facciamo vacanze estive o centri estivi e sono proprio dei momenti di trattamento intensivo, dove si unisce comunque sempre l'aspetto ricreativo, ludico, con un operatore di riferimento dedicato, ma in un contesto di gruppo, così che i bambini possono imparare anche ovviamente a stare in contesti, diciamo anche più affollati rispetto alla relazione individuale. E quindi appunto diciamo, si passa da terapia multisistemica in acqua a trattamento quasi multisistemico per l'autismo, perché è fuori dall'acqua. Ringrazio davvero Daniele Batani, Maria Novella Papini per Grazie essere stati con noi. Grazie anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa. Un caro saluto e buon proseguimento con i nostri programmi.